Carissimi, Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di casa, di orto, di lago, di strada, parole di tutti i giorni, dirette e immediate, parole laiche, come fa nel Vangelo di questa domenica. Racconta storie di vita e le fa diventare storie di Dio. E così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura coincidono. Quelle che reggono il regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono le stesse. Reale e spirituale coincidono. Accade nel Vangelo ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. Mietiture fiduciose, abbondanti, gioia del raccolto, sogni di pane e di pace, positività. Il terreno produce da sé per energia e armonie proprie. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare, non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita. Con l'atteggiamento determinante della fiducia, il terreno produce spontaneamente, non fa sforzo alcuno il seme, nessuna fatica per il terreno. La lucerna non deve sforzarsi per dare luce se è accesa. Il sale non fa sforzo alcuno per dare sapore ai piatti. Dare è nella loro natura, è la legge della vita. Per star bene anche l'uomo deve dare. Quando è maturo infine il frutto, si dà, si consegna. Espressione inusuale e bellissima che riporta il verbo stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione e ricorda che l'uomo è maturo quando, come effetto di una vita esatta e armoniosa, è pronto a donarsi, a consegnarsi, a diventare anche lui un pezzo di pane buono per la fame di qualcuno. Nelle parabole il regno di Dio è presentato con un contrasto, non uno scontro apocalittico, bensì un contrasto di crescita, un contrasto per darci la vita. Buona domenica.